La Gamescom 2015 si apre con la conferenza Microsoft, che ha campo libero perché le sue due grandi rivali, ovvero Sony e Nintendo, decidono di non presentarsi all'edizione 2015 con un evento tutto loro. Microsoft quindi fa seguito a quella che è stata la discreta conferenza delle tre con un evento dedicato non solo alle novità del 2015 ma anche a quelle che vedremo nell'anno prossimo. Proprio con le uscite del 2016 si apre l'evento, dando grande spazio anzitutto a Quantum Break. L'esclusiva sviluppata dal team di Alan Wake si presenta in ottima forma come uno sparatutto in terza persona incredibilmente dinamico che sembra avere tutte le carte in regola per diventare un nuovo punto di riferimento del genere. Anche narrativamente la penna di Remedy si fa sentire e Quantum Break è sicuramente la produzione che più è spiccata all'interno dell'evento. Successivamente un po' di spazio è stato dato anche a Crackdown 3 e Scalebound. Da una parte però abbiamo un Crackdown che è ancora molto acerbo e il trailer mostrato si riferisce soltanto all'utilizzo della tecnologia cloud che permette di calcolare in tempo reale la fisica di gioco, dando luogo ad una distruttibilità incredibile. Scalebound invece ha suscitato opinioni contrastanti. Il prodotto di Platinum Games non è esattamente quello che ci aspettavamo. Sapevamo che il team giapponese insomma molto famoso per il suo impegno negli action game, stavolta si presenta invece con una sorta di action RPG che sembra molto molto simile a Final Fantasy XV sia per ritmo che per struttura. Speriamo quindi di poterlo vedere un po' più da vicino perché ancora non ci sentiamo pienamente in grado di dare un giudizio su questa produzione. La parte centrale della conferenza procede poi con qualche problema di ritmo. Microsoft dà grande spazio ai titoli indipendenti che entrano nel programma ID at Xbox, ma di giochi non se ne vedono tanti e di grossi annunci non ce ne sono. Microsoft conferma ma anche il suo impegno per il supporto della piattaforma Windows 10 a livello ludico e noi speriamo che questo non rubi troppe esclusive alla console casalinga della casa di Redmond. L'ultimo segmento dell'evento è poi dedicato alle esclusive già annunciate in uscita nel 2015 e ai titoli terze parti. Microsoft conferma una lineup solida da tutti i punti di vista. Da un lato abbiamo infatti l'ottimo Halo 5 e lo smisurato Rise of the Tomb Raider, dall'altra invece sul palco della conferenza Gamescom salgono produzioni di tutto rilievo come Rainbow Six, Dark Souls 3 e addirittura Homefront Revolution che si mostra qui per la prima volta. Complessivamente un evento quindi che al di là dei problemi di ritmo della parte centrale ha confermato l'ottima salute della lineup Xbox One. Dopo un autunno che si preannuncia scoppiettante, anche nel 2016 Microsoft avrà delle proposte software interessanti che potrebbero segnare un'annata importante per la console casalinga della casa di Redmond.